conca superiore e la conca inferiore, compreso l'incisura intertragica, il triplice riscaldatore maestro del cuore nella incisura intertragica, tutto ciò che noi consideriamo nella MTC organi e visceri sono qua dentro. Vedremo invece tutti i punti come sono distribuiti, e come vedete non sarà così difficile, spero, perché abbiamo tutti quelli distribuiti nell'ecto, tutti quelli distribuiti nel meso, e poi abbiamo finalmente tutti quelli distribuiti nell'endo, quindi sappiamo. E sono uno nella conca inferiore che spinge verso l'alto, spinge in su, sull'elice, l'altro nella conca superiore che spinge in giù. Vengono chiamati i punti del maschile e del femminile. Facciamo anche le differenze. Allora, la parte sotto è il punto del pene, del clitoride e del principio maschile. Quello sotto. Quello sotto. La parte sopra è il punto dell'utero, della prostata e del principio femminile. Qui si vede una polarità yin e yang. La donna è grande molto dentro all'utero e fuori il pene è piccolo, il clitoride è piccolino. L'uomo è grande fuori, ma dentro la prostata è piccolina, a meno che non si gonfia per malattia, no? Quindi anche qui c'è il rapporto yin e yang, avete presente il diagramma Tai-Chi, fuori. Quindi il principio maschile è ciò che si manifesta all'esterno. Quanto siamo a posto, quanto siamo in armonia con la parte di noi che si manifesta all'esterno, questo si chiama principio maschile, almeno nell'orecchio. Al contrario, il principio femminile è ciò che non si vede, la prostata non si vede dentro, l'utero non si vede dentro. Come sei messo con ciò che rimane dentro, col principio femminile. E questi due angoletto qua abbiamo il principio maschile. Nella conca superiore, spingendo verso il basso, abbiamo il principio femminile. Qual è che senti più fastidio? Su, principio femminile. No, io maschile e tu femminile, il di dentro. È usare la luce, i colori luminosi, colori a scopo armonizzante, a scopo di riequilibrio. Cosiddetta cromoterapia, cromopuntura in questo caso, perché lavoriamo sull'orecchio in punti precisi con i colori. Rosso e verde danno il giallo. Vediamo adesso se è vero che aggiungendo il terzo colore otteniamo il bianco. Eh sì. Guardate che roba. Guardate che roba. E poi posso ottenere i vari tipi di bianco, così è freddo, così è caldo. Così è caldissimo. Non percepisci la telecamera? Ah sì. Io sì. Voi lo percepite? Sì, l'occhio è meglio. Guarda. Prova a metterlo sul bianco. Con il cristallo. Abbiamo per l'ectoderma il blu e l'arancio. Per il mesoderma abbiamo il rosso e il verde. Per l'endoderma abbiamo il viola e il giallo. Logicamente vari tipi di viola, vari tipi di giallo, perché avete visto quanti ce ne sono. Soltanto appoggiando, senti proprio come se ti mettesse uno, ti mettesse il lago dentro. Solo appoggiato. Solo appoggiato. La percezione è quella. Si sente anche del dolore dopo il primo massaggio, si calma, però è eccezionale. Sì. Poi, quando lo appoggi? Lo appoggi. Poi anche quando per il dolore e tutto, prima puoi utilizzare i due colori. Prima per dare calore tutto dai il rosso e poi dopo ritrate tutto col verde, sì. Perché dopo armonizzi, quindi nella stessa seduta puoi fare sì, tutte e due, perché prima devi dare calore, perché di solito hanno freddo, roba del genere, quindi dai prima calore, poi aspetti un po', poi dopo dai